tutti, benvenuti nel mio canale. Questo è un nuovo video e lo faccio perché mi è arrivato un pacco e questo è da Sephora. Ringrazio già per tutte le cose contenute un'amica di mia mamma che mi ha fatto un regalo in anticipo di compleanno e ho acquistato un po' di cosine con la gift card che mi ha fatto di Sephora e quindi andiamo ad aprirla. Ho già le forbici, sembro un po' psycho, però andiamo ad aprirlo subito perché voglio farvi vedere tutte le cose che ho acquistato e non so neanche aprirlo, cioè. No, aspetta. Ma dai, io ho preso le forbici, non mi fa neanche divertire. C'è la levetta qua da tirare su. Cioè, io ero già lì che volevo fare un po' psycho, invece no. Sì. Ok. Semplice. No, che carino! Allora, non so leggerlo perché è in francese. Però c'è scritto una scatola piena di sorprese, c'è sotto la traduzione. Cioè, oh mio Dio, è tutto bello impacchettato. Che carino! Cioè, la scatolina è troppo carina all'interno. Non so se avete mai acquistato da Sephora online, ma è molto carina, davvero. E qui c'è la loro bustina con i miei prodottini all'interno. Iniziamo. Sto commuovendo. Allora, la prima cosina che ho acquistato è una tinta di Sephora. Questo è nella tonalità 01 beige. Voglio fare anche lo swatch, quindi voglio aprirla in qualche modo. Ce l'ho fatta. Voglio farvi appunto lo swatch di questa tintina qua, 01 beige. Andiamo a vedere. Che profumo. Mamma mia, è buonissimo. Che bello. È veramente molto molto bello. Questo è il colore ed è adesso vi so dire se si asciuga, però da quello che sapevo, questa è la Rouge Infusion. Non so bene se è una tinta o un lucidalabbra che rimane un po' opaco, però per ora è lucido. No, mi sa che è un lucidalabbra, però è veramente molto molto bello. Andiamo avanti e ho preso il Better Than Sex nella versione waterproof. Male, cioè lo apro perché non voglio rompere la confezione perché questo, cioè, è bellissimo. E oh mio Dio, mamma mia, ma ce n'è di prodotto all'interno. Poi guardate com'è bello. Vado ad aprirlo per farvelo vedere. Questo è lo scovolino e niente. Wow, felicissimo. Ultima cosina che ho preso, ma non meno importante, è questa palettina qua di Sleek. Ed è Light Lighting Palette. E c'è, oh mio Dio! Il cavolo si apre! Sono, cioè, ma ci metto, è oro! Attacca dappertutto lo scotch! Ce l'ho fatta! Questa è la palettina in questione. Quanto è carina! Cioè, non va più indietro di così lo specchio, però vabbè. Guardate! Quanto c'è! Allora, abbiamo un prodotto in crema e tre in polvere. Gli swatch perché. Ah, c'è anche questo bellissimo pennellino qui che adesso tolgo, sennò mi parte. E ho anche i nomi del prodotto. Allora, adesso proviamo Ecliptic, che è quello in crema. Andiamo a vedere. Si vedrà poco perché non c'è tanta luce, però immaginatevi con la luce cos'è questo. Cioè, oh mio Dio, questo è un colore champagne. Fenomenale. Andiamo a provare questo qui che è il rosato e si chiama Hampshire. Questo è in polvere. Oh mio Dio! No, vabbè. Guardate qui. Oddio! Cioè, io svengo. Sto svenendo, svengo. Il prossimo è quello giallo e si chiama Subsolar. Questo qui. Andiamo a provarlo. No. Cioè, vabbè. Bellissimo. Che roba. L'ultimo si chiama Equinox, che è questo, sempre simile al rosa, però con dei riflessi un po' aramati. Lo applico qui. Oddio. Oh mio Dio. Sto male. Sto malissimo. Che bello avere un qualcosa della Sleek. Davvero. Ora la mia vita ha un senso. Tra l'altro è arrivata mia mamma con un pacchettino per me in buchetta e non so neanche, ma Non è per me.
Sailor. Non è per me. È per la mia zia che è su. Vabbè, in ogni caso, questi erano i miei acquisti di Sephora. Grazie Pierangela per avermi fatto questo bellissimo regalo. L'ho già usato, come puoi vedere. Sono felicissima. Vi mando tanti baci. Al prossimo video. Ciao!